Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa introduzione. Adesso la parola ai veri protagonisti della giornata. Io volevo chiedervi di fare un applauso alla professoressa Genovese e al dottor Guaraldi che seguono il nostro servizio per la disabilità veramente con una dedizione ed uno spirito encomiabili. Come potrete capire si occupano di una cosa veramente dove la sensibilità e la capacità di essere presenti è molto importante e loro veramente lo sono. Chiamo a sostituirmi il dottor Nelson Bova che molti di voi lo riconosceranno quando lo vedranno di persona, è un giornalista Rai che da anni è impegnato ed ha una fortissima sensibilità nei confronti dei problemi della disabilità e della disabilità sportiva. Per cui cedo a lui il testimone e grazie ancora di essere venuti presso l'Ateneo di Modena Reggio Emilia a parlare di queste e ad ascoltare qualcosa su questa tematica. Arrivederci. Buongiorno a tutti, ciao a tutti, visto che ci sono anche molti ragazzi, vi do del tu. Dunque, io ho cominciato a occuparmi di questi temi circa nel 2000, 1999-2000. Una delle prime interviste che ho fatto, uno dei primi servizi che ho fatto per una rubrica che parlava proprio di questi temi, era a un tennista che si chiama Fabian Mazzei, che qua non c'è, però che è abbastanza noto nell'ambiente. Lui era un ragazzo di 30 anni, 28-30 anni, che giocava a tennis anche prima. Io quando l'ho intervistato non perché era un giocatore di tennis, ma perché era campione italiano di tennis in carrozzina. Quando lui mi ha detto, è stato uno dei primi approcci a questo mondo, quando lui mi ha detto, io prima ero un giocatore di tennis mediocre, adesso sono campione italiano di tennis, prima in piedi, poi in carrozzina, perché nel frattempo ha avuto un incidente. E ha detto, io sono contento perché adesso giro il mondo, mentre prima al massimo andavo in periferia di Bologna, perché lui è bolognese. Io ho capito tutto da lì, ho capito che la carrozzina, come un'altra disabilità, è passata improvvisamente da un elemento negativo, da un elemento di sottrazione alla vita, a un elemento che ti poteva dare delle grandi opportunità. E da lì mi si è aperto veramente il mondo e ho capito tutto questo che c'è dietro a questo mondo che è parallelo. Per chi non lo vive è un mondo parallelo, io l'ho vissuto parallelamente, ho capito, cioè prima non lo conoscevo, come se fosse gli immigrati che hanno un mondo a parte quando sono qua, come quelli che si occupano di uno sport che a me non interessa e che hanno il loro mondo, quelli che vanno in bici, quello è un mondo parallelo, però è un mondo parallelo che io ho scoperto nel tempo avere un sacco di valori, e non lo dico come si dice sempre di solito, proprio l'ho vissuto personalmente, è un sacco di valori che faccio fatica a immaginare uno che non lo vive, non riesco a trasmetterlo, nessuno di noi riesce a trasmetterlo, perché poi diventano delle parole vuote queste. In realtà se uno lo comincia a vivere scopre che veramente è un mondo parallelo che adesso, in questo momento, dove ci sono dei valori veramente ridotti all'osso con il lavoro che ti sfrutta, con tutta questa situazione non ti pagano, tutte queste cose, questo è veramente, posso dirlo, un'ancora di salvataggio per la mente, questo mondo. Adesso non sto esagerando, ve lo dico veramente col cuore. Quindi io non so come si è organizzata la giornata, se non lo decido io chiamo tutti su, gli sportivi, gli atleti che insomma sono stati invitati a questo incontro dal professor Guaraldi e dalla professoressa Genovese. Manca la pedale, no? Scherzo. Allora, tra le due. Tocca stare in piedi. Perché il microfono lì, sennò come faccio qua? Bene. Adesso facciamo un primo giro, poi dopo di. Tutti voi avete, giustamente, vi presentate con un video, giusto? Allora, io farei un primo giro in cui dite chi siete e che, soltanto lo sport, l'età, chi siete e lo sport, perché prima di entrare nello sport volevo
volevo farmi delle domande più generiche, per cui Fabio, vai, comincia, di chi sei e di cosa ti occupi. Buongiorno, mi chiamo Fabio Azzolini e tiro con l'arco. Io non ho capito cosa hai detto, però ti conosco, per cui lo so. No, nel senso che non ho sentito. Si sente? Sì. Sì. Mi chiamo Fabio Azzolini, tiro con l'arco e ho 16 anni. Ah, ecco, vedi, ho capito bene. Non si sente bene sto microfono, perché cambiamo l'impianto. No, ne ho 46, buongiorno. Okay. Ciao, sono Eleonora Sarti, faccio tiro con l'arco e ho 29 anni. Buongiorno a tutti, sono Francesco Messori, 17 anni, gioco a calcio. Ciao a tutti, sono Silvia Giacobbo Dalpra, 26 anni, basket in carrozzina. Ciao a tutti, sono Andrea De Vincenzi, sono ciclista paralimpico e ho 42 anni. Bene, allora, prima di entrare proprio nel tema, che è quello appunto dello sport, io volevo fare più delle domande di carattere generale, ma ovviamente mi rivolgo a lui che ha 16 anni, no, a quelli più giovani, insomma, che hanno finito o stanno ancora vivendo il periodo della scuola, perché visto gli interventi precedenti a questo, precedenti al mio, sono stati molto improntati anche sulla inclusione scolastica. Per cui io comincio proprio dal più giovane dopo di te, che è Francesco Messori, che ha 17 anni, più vecchio di questo punto. Con Francesco, allora ti chiedo, prima di andare proprio nello sport, perché lo sport io credo sia uno degli elementi più importanti per l'integrazione, insomma, per l'inclusione, ma non c'è solo lo sport, soprattutto c'è una fase precedente a quella sportiva, che è quella della scuola, in cui, siccome ci sono molti studenti che sono, immagino, ancora alle superiori, che problemi hai o che problemi hai avuto? Con la collaborazione con i tuoi amici a scuola, ecco, se ci sono stati problemi, se in qualche modo devi adottare delle rapporti umani. Umani, sì, no, non sto parlando sportivi, sto parlando proprio di relazioni umane. Si è parlato di inclusione, si è parlato di integrazione, lo sport è uno di quelli, ma non è l'unico. Allora cominciavo su questo tema qua per ricollegarmi con quanto è stato detto prima. Io direi che innanzitutto sono nato senza una gamba e per me questo non è mai stato un problema, e anche se per alcuni lo può essere. Grazie a Dio mi è stato dato un carattere con il quale ho saputo reagire di fronte a questo mio limite. E per quanto riguarda la scuola, anche con i rapporti con i miei amici, fortunatamente non, diciamo, quando mi sono presentato e quando loro si presentavano si è creato subito un bel rapporto, ecco, e quindi è importante avere anche di fianco delle persone che ti vogliono bene e che non ti mettano da parte, perché nonostante tu comunque magari non abbia paura lo stesso di metterti in mostra, devi anche avere delle persone che ti vogliono bene, che ti accudiscono. Tu ti ritieni più fortunato o tu, con il carattere che hai avuto, sei riuscito a cambiare un po' le cose che sarebbero, forse, se non avessi avuto quel carattere, cresciuto in un modo diverso, sviluppato in un modo diverso? No, non ho capito se gli amici, cioè insomma il giro che si è creato attorno a te è stato per caso o tu in qualche modo l'hai determinato. Come ho detto prima, cioè magari si è creato anche appunto grazie al mio carattere. Magari se fossi nato con due gambe, a parte, vabbè, tutto questo non sarebbe accaduto, io non sarei nemmeno qui. Però diciamo anche che tu rientri in quella categoria che insomma ha trovato, insomma, esatto. un beneficio, ecco, esatto. Okay. Cioè io credo che magari avrei potuto fare qualcos'altro, però non sarei quello di adesso con due gambe. Adesso lo chiederei, andiamo in ordine di età, a Silvia, che tu ne hai detto che ne hai 25? 26. Tu non so se hai finito scienze motorie. No, io sto ancora studiando. Stai ancora studiando. Sì. Racconta anche qualche anno prima, quando eri alle superiori, insomma durante l'adolescenza, come hai vissuto
questa cosa anche per te. Arriviamo allo sport, però partiamo un po' da come ci si arriva anche a maturare una voglia, una volontà di fare sport e anche di imporsi attraverso lo sport. Io ho perso diversi anni di scuola perché ho iniziato a star male che avevo 13 anni, ho avuto diciamo il momento critico a 15, quindi dai 15 ai 17 anni io ho saltato completamente scuola e sono rientrata che ne avevo quasi 18, ho fatto le serali, ho fatto 2 anni in uno, sono riuscita a recuperare almeno un anno e diciamo che ho provato a fare qualche mese al diurno quando sono ritornata a scuola. Ho avuto qualche difficoltà di integrazione perché io comunque ero già più grande rispetto ai miei compagni che avevano comunque 2 anni in meno. 2 anni non sono molti, ma con un'esperienza di ospedale abbastanza importante diventano notevoli, perché diventano quasi 4, cioè si duplicano. Quindi ho avuto delle difficoltà perché loro non capivano e io ero in carrozzina, non camminavo come adesso. E quindi ho preferito andare al serale, dove invece ho trovato un ambiente totalmente diverso. E mi sono trovata bene, uscivo con i miei compagni e mi hanno anche loro aiutato molto, perché comunque lavoravano tutto il giorno, la sera andavano a scuola e per me è stato un esempio notevole. Cioè io ero un esempio per loro, ma in realtà erano loro un esempio per me. E poi mi sono iscritta all'università, sto ancora facendo scienze motorie e quindi diciamo che il rapporto con i miei compagni delle superiori è stato un po' critico all'inizio e poi si è man mano risolto nel momento in cui ho capito che ero io stessa a metterli in difficoltà. E loro erano in difficoltà perché non sapevano come interagire con me, ma in realtà non c'era un modo per interagire con me, cioè è un rapporto normale. Quindi ho cambiato modalità e ho iniziato a essere ironica. Io cado spesso perché sono molto, molto in bilico e lì avevo iniziato un po' a fare i primi passi ed ero sempre per terra. E loro erano tutti agitati, non sapevano come aiutarmi, erano quasi in imbarazzo per me. E io ho capito che se io ridevo, loro non li lasciavo un po' spiazzati. Allora ho trovato questa tecnica. Cadevo, ridevo, succedeva qualcosa che per loro poteva essere una catastrofe, io ci ridevo su. Allora con l'autoironia anche loro hanno imparato a non farci più caso, quindi era diventata una cosa normale che una stampella volasse per terra, che la carrozzina cadesse, che una gamba, perché ci sono delle contrazioni involontarie, che una gamba partisse magari da un calcio a qualcuno, cioè era diventato la normalità e in questo modo ho trovato, credo, la chiave giusta per riuscire a rapportarmi con le persone. Quindi hai messo in pratica una tecnica? Sì, è una tecnica che adotto ancora adesso. Che uso ancora adesso. È efficacissima anche con gli adulti. Ok. E Eleonora, mantenendo l'ordine di età? Io a scuola invece ho avuto fino più o meno alla fine delle superiori un sacco di problemi, non riuscivo ad integrarmi e io vengo da cattolica, Riccione, e quindi vengo da una società dove l'estetica è alla base di tutto e viene sempre messa prima di tante altre cose e io non venivo vista per quella che ero al di là della mia disabilità, ma prima la mia disabilità veniva prima di tutto e questa cosa mi ha sempre fatto star male e fino a quando ho deciso a 17 anni di andare via di casa, di cambiare realtà da sola e sono venuta su a Bologna, ho iniziato a vivere da sola e
A Bologna c'è un'altra realtà, un'altra società dove la disabilità finalmente è diventato un mio aspetto, un qualcosa che mi integrava, non era più davanti a me, era diventata parte di me, ma non era più l'unica cosa mia, veniva oltre a tanti miei pregi e mille difetti che ho, e quindi ho iniziato a riuscire ad avere rapporti con persone della mia età finalmente, però ce ne ho messo, ci ho messo tanti anni, è stato veramente duro. Poi quando avevo circa 22-23 anni ho incontrato Silvia, con cui giocavo basket, e quello che lei diceva prima della sua ironia a me è servito tantissimo, e perché prima cercavo di nascondermi, ero molto timida e mi vergognavo, e avendo conosciuto lei e avendo conosciuto l'approccio che lei ha con la disabilità e con tutte le altre persone, a me è stato di grandissimo aiuto. E credo di essere cambiata notevolmente in qualsiasi cosa della mia vita, sia dal rapporto e la relazione con gli altri, che in tanti aspetti e in tanti ambiti della mia vita. E adesso diciamo che sono cresciuta, in quasi 30 anni, e però credo di essere circondata da tante persone, molte delle quali fanno sport, e la cosa più bella secondo me in questo momento è che mi è successa una cosa strana. C'è un calendario che gira su Facebook di persone con disabilità e ho visto una foto di un ragazzo. Ho detto, Madonna, che bello sto ragazzo. Sono andata a vedere la foto, l'ho aperta, non mi ero resa conto che fosse amputata ad un braccio e avesse la protesi ad un braccio, ma non la protesi estetica, quella grossa, no, una protesi in titanio, quindi si vedeva notevolmente e io non l'avevo vista. E per me adesso io la vivo in questo modo, cioè la disabilità, ma come qualsiasi altro difetto che una persona o caratteristica, perché credo che i difetti delle persone siano più che altro caratteristiche, non tanto difetti, e debbono passare al di là, non devono essere la parte centrante. Tu invece, Andrea, hai avuto un incidente a 17 anni. Lì cos'è cambiato nella relazione con i tuoi amici? Sì, lì a diversità di Francesco, io appunto sono diventato diversamente abile, una amputazione alla gamba sinistra all'età di 17 anni e ovviamente trovarsi in un letto all'età di 17 anni senza una gamba è stato veramente un momento difficile, cioè un evento della mia vita che l'ha cambiata completamente. Io ho sempre avuto dei sogni, ho sempre avuto degli obiettivi e in quell'età, ricordo benissimo, all'età di 17 anni, che avevo l'estrema convinzione di tenere completamente in mano la mia vita, cioè io potessi decidere in ogni momento cosa potesse accadermi e cosa non accadermi, mentre l'incidente ha cambiato completamente tutta la mia vita. È stato un periodo molto difficile, perché svegliarsi in un letto di ospedale senza una gamba è stato molto complicato, ma penso che sia stato determinante il modo con cui ti approcci proprio con le persone. Ora sono passati 25 anni, il 28 agosto del 2015 ho fatto 25 anni dall'incidente, e penso che sia veramente il modo di proporsi alle persone che permette di vedere o non vedere la disabilità. Certo, se continui a farla pesare alle persone che hai a fianco, ovviamente anche loro la sentono, ma se ti poni a loro come una persona
non diversamente abile, nel senso sì, ok, manca la gamba, ma la testa c'è, le possibilità ci sono, gli obiettivi ci sono, perciò non mi vedo tanto diversamente dagli altri. Ho delle abilità diverse, infatti molte volte mi dicono il termine diversamente abile non mi piace. A me invece piace, nel senso che io ho abilità diverse rispetto agli altri, ma che tutti noi abbiamo. Io faccio le cose in modo con le stampelle senza una gamba. E ho fatto cose anche come chi è qui al tavolo, abbastanza, come vedete delle immagini, abbastanza importanti. Dopo ne parliamo, perché in effetti complimenti. Sì, appunto, perché non mi sono mai limitato. Ovviamente la forza principale è stata la famiglia. Io ora sono padre di due bimbe di 10 e 5 anni, e se immagino che possa accadere un centesimo di quello che è accaduto a me 17 anni, diventerei quasi pazzo. Loro sono stati, i miei genitori, bravissimi a non farsi mai vedere piangere, sempre molto propositivi, e penso che quello sia stato quello che mi ha poi trasmesso di avere una vita forse anche più del normale. Ho sempre studiato musica, ho sempre avuto un lavoro, ho studiato anch'io all'età di 17 anni, non studiavo più perché ero già posatore di pavimenti artigiano con mio padre, e ho riscoperto lo studio circa un 5 anni fa, che poi mi ha portato anche a licenziarmi da un lavoro fisso, che al giorno d'oggi è abbastanza ricercato. Io l'ho abbandonato per intraprendere appunto l'attività di mental coach professionista. Perciò dico sempre anche ai ragazzi, io faccio un giro d'Italia formativo con ragazzi a fascia d'età dai 14 ai 18 anni, l'abbiamo proprio concluso la scorsa settimana, che dico ok alla barriera fisica, perché ovviamente la perdita di una gamba, e innanzitutto scegliere di non portare la protesi e utilizzare le stampelle 24 ore al giorno, è una grossissima barriera fisica, ma penso che più di altro sia importante veramente la barriera mentale, cioè quello che noi abbiamo nella testa. Se io sono perfetto al 100%, ma al mio cervello, alla mia mente, continuo a mandare messaggi, io non posso, io non riesco, il cervello lavorerà tutti i giorni per non ottenere quello che vogliamo dalla vita. Perciò la disabilità passa in secondo piano, perché se i comandi sono positivi, la disabilità penso che si possa veramente superare alla grande. Grazie. Fabio, invece, anche se ti ho intervistato molti, molti anni fa, non ricordo quando hai avuto l'incidente. Quindi parti da lì, perché non me lo ricordo. Ma io ho avuto l'incidente in auto, classificato come infortunio sul divertimento, perché sono una vittima, tra virgolette, della discoteca, a 24 anni. Non ho mai avuto un buon rapporto con la scuola, perché sono sempre stato un somaro nelle scuole dell'obbligo, quindi ammiro molto chi oggi fino a 30 anni e oltre ancora studia, però vi garantisco che quando ho potuto fare quello che veramente mi interessava non ho neanche mai avuto bisogno di studiare, perché veniva tutto molto facile. Ho lavorato fino a 24 anni, ho guidato automezzi, quindi ho dovuto studiare per le patenti, e anche quella è una scuola. E dopo questo imprevisto incidente ho dovuto rivalutare e riprogrammare tutto quello che poteva essere la mia nuova vita. Io dico sempre che sono nato due volte, molti di noi nascono due volte, perché si devono riprogrammare completamente. Devo dire che sono d'accordo con chi, con Fabia, con Mazzei, che dice che è una seconda vita, è un'esperienza, si impara a vedere e a rapportarsi con le persone e a vederle soprattutto da un'ottica. Non è il mio telefono. Neanche il mio. Aspetta. Io ho disattivato la linea. Con un'ottica diversa. Lo sport è stato per me una, fra virgolette, necessità, perché avendo dopo qualche anno dall'incidente molto tempo da spendere, da investire, ho cominciato e ho provato a fare alcune discipline. Probabilmente ce n'è stata una che mi si è appiccicata addosso e mi ha portato a girare il mondo, come facciamo tutti noi che facciamo sport a questo livello. E la forza sicuramente la danno le persone nell'affrontare le difficoltà, la danno le persone che ti stanno vicino, una famiglia sana, delle amicizie importanti, ma la dà soprattutto un carattere che in una difficoltà si rafforza. Quando si affrontano certe difficoltà
si rafforzano i pregi e anche i difetti. Sono un enorme testone e me ne vanto, perché se non fossi così non sarei qua oggi come questi ragazzi che sono di fianco a me. La scuola, come la vita e come lo sport, è, diciamo che io, se non ho mai studiato, però tutti i giorni a 46 anni mi ritrovo ad imparare, come il primo giorno di scuola, come il primo giorno di lavoro e come il primo giorno da disabile. Tutti i giorni mi insegnano qualcosa e sono contento di arrivare a sera, avere appreso comunque un qualcosina in più che mi porta a crescere e a diventare nel bene e nel male quello che oggi sono e quello che oggi faccio. Vi posso dare un consiglio che riciclo da una persona che ha vinto una medaglia d'oro a Londra dopo 5 Olimpiadi con l'arco, che è Oscar De Pellegrin: fate sport, perché fare sport è la più bella palestra di vita. Grazie. Quindi lo sport è stato per tutti voi anche un'occasione per riemergere, per nascere la seconda volta, immagino, visto che siete qua. Però sì, assolutamente si continua a dire, lo fanno anche il CIP giustamente, si continua a dire che insomma lo sport bisogna praticarlo, bisogna farlo, perché loro sono qua, fanno parte della categoria disabili e sono qua, ma altre persone della stessa categoria disabili che invece non reagiscono in questo modo e sono tanti. E lo sport è una forse la principale, ma sicuramente se non è la principale, è una delle grandi opportunità per appunto per ritrovarsi, per tornare a riscoprire se stessi. Può essere anche lo studio, può essere anche altre cose, però insomma lo sport è sicuramente molto anche di gruppo, essendo di gruppo ti dà anche la possibilità appunto di tornare ad avere queste relazioni. Per questo sono voluto partire da qua, raccontando la loro storia legata alle relazioni umane, che insomma lo sport è un'opportunità che effettivamente dà. Io ho fatto diverse Paralimpiadi fino a Pechino. Dopo Pechino, per questioni legate a riorganizzazioni aziendali, vanno soltanto da Roma o da Milano. Io lavoro per una sede regionale, per cui non si fa più, però ho avuto la fortuna di vedere come è cambiato anche lo sport paralimpico in questi anni. Soprattutto a Pechino è stato il punto d'arrivo di un percorso che era iniziato anni prima, dove c'era gli sportivi paralimpici che erano in secondo piano, nessuno, ci andava pochissima gente, erano tutta gente comparse, quelle che andavano lì per riempire gli stadi. Da Pechino, passando per Atene, ad Atene c'è stato il cambio, poi Pechino si è avuta la svolta, si sono riempiti i palazzetti, si sono riempiti i luoghi dove si faceva sport paralimpico e non soltanto olimpico, perché è cresciuto non solamente dal punto di vista del riconoscimento economico, perché adesso è parificata la vittoria olimpica alla vittoria paralimpica, ma soprattutto è cresciuto, non ancora? Dici di no? Dopo Atene era... Ancora no. Che differenza c'è? L'oro a Rio sarà 75.000 e invece nei normo dovrebbe essere 150. No, dopo Atene, cioè dopo Pechino dovrebbe essere stato equiparato. Erano solo parole? Bene. Ok, abbiamo questa conferma. Comunque questo è secondario, però era ovviamente anche riconoscimento economico, vuol dire riconoscimento sociale. Però c'è stata una maggiore attenzione, perché poi è diventato anche molto più spettacolare. Cioè ci sono degli sport che sono effettivamente molto belli, che siano olimpici o paralimpici. Basket in carrozzina è uno dei principali. E questo ha fatto sì appunto che si sia creato questo interesse verso il mondo paralimpico anche da parte dei media. Adesso ne sta nascendo un altro, gli Special Olympics, perché ovviamente quando si va verso questa insomma competitività, quelli che hanno disabilità più gravi, che non è il loro caso, gravi intendo proprio che sono molto, molto meno capaci di fare qualcosa di spettacolare, ovviamente sarebbero esclusi. Quindi gli Special Olympics hanno questa possibilità di fare quello che succedeva loro fino a 15 anni fa, cominciare un percorso per poi arrivare a crescere. Trovo molto bello che sia nata anche questa terza categoria, però adesso noi stiamo parlando dello sport paralimpico. Prima di presentare loro attraverso i loro risultati, che mi hanno detto che tutti hanno dei video, io volevo chiedere una cosa che mi ha incuriosito, che ho letto di Silvia, che
raccontava in un'intervista che hai fatto qualche anno fa, 3-4 anni fa, volevo sapere se poi si è concretizzata questo che tu auspicavi. Te dicevi che le donne sono nel basket, sono poco considerate, uno sport per uomini, non è uno sport per donne, e che un modo per crescere era quello di fare ogni tanto delle partite miste, uomini-donne. Ecco, è successo qualcosa nel frattempo? Nel frattempo no, c'è purtroppo sempre una scarsissima frequenza delle donne nel basket in carrozzina, che giocano in serie maggiori, che sia serie B o che sia serie A, ce ne saranno 4. E c'è la nazionale femminile, che è composta da 12 elementi, ma non si capisce bene dove si allenino e cosa facciano durante l'anno, perché nei campi non si vedono, un po' per esclusione dalle stesse società e un po' perché comunque è uno sport di contatto, che non tutti accettano il rischio. Le squadre miste ci sono, ovvio, c'è una donna magari in una squadra, ma è quello che secondo me fa la differenza dopo nella nazionale, in quanto la donna che è abituata a giocare in un branco di uomini, perché dopo ai tuoi compagni di squadra e gli altri e la squadra avversaria si fa le ossa, cioè lì non hai scelta, lì ti fai le ossa, e ti fai le ossa in modo tale che quando arrivi in nazionale e ti trovi a competere con squadre veramente forti, perché ci sono delle squadre spettacolari, e lì non hai paura del contatto, perché sei abituata a giocare con degli energumeri. C'è una foto mia che ho visto nel Deplian e ci sono due bestioni che sopra di me, e lì purtroppo, se ci fosse una maggiore affluenza di donne nel basket in carrozzina, probabilmente si riuscirebbe anche a pensare a fare un campionato femminile, che esiste in Germania, esiste in Olanda, ed è molto bello, perché lì hai il campionato di serie B, serie A, A1, A2 maschile e femminile, e poi hai gli incontri di uomini e donne insieme. Qua non si riesce? No, è impossibile. Ma per questione di numeri o per questione di barriere culturali? Allora, innanzitutto le donne di per sé prediligono non lo sport di contatto. Quindi questo è il grandissimo limite del basket, dell'affluenza delle femmine nel basket in carrozzina. Quindi già una volta c'è un po' un problema di base, diciamo, nelle unità spinali o nei centri di comunque rieducazione motoria. Una volta che arriva una persona con disabilità, bisogna calcolare che non ha le capacità neanche mentali di riuscire subito a buttarsi nello sport, perché deriva da un trauma, deriva da una malattia, deriva o da un'amputazione o da una lesione midollare, comunque da un vissuto notevole. Quindi si parla di mesi di rianimazione, mesi di terapia intensiva e mesi di riabilitazione. Lì adesso i centri tendono a far fare sport, a fare provare diversi sport, ma in quella fase io penso, questo è un pensiero mio, che pochi accettino il contatto, un po' perché hai paura, già hai paura di vivere all'inizio, perché già sei in bilico, e pensare di buttarti su uno sport di contatto credo che faccia paura. Quindi per avere una maggiore affluenza di donne nelle sport di contatto credo che bisognerebbe lavorare dopo il trauma, ben dopo il trauma, quindi dopo 1-2 anni che la persona magari fa uno sport più adatto a quel momento, quando è fisicamente, psicologicamente soprattutto pronta a mettersi in gioco a livello proprio fisico, allora forse lì sarebbe il momento giusto per far arrivare più persone nel basket in carrozzina. Ma voi riuscite a fare un campionato italiano oppure no? C'è un campionato non femminile, cioè è misto. Ah, ecco, perché femminile non ci sarebbe. No, c'è solo la nazionale, che si ritrova, fa dei raduni durante l'anno in preparazione a europei o competizioni internazionali. Però no, non si riesce neanche a fare una squadra femminile. Okay. Ci si è provato 3 anni fa a farla a Reggio Emilia, a Guastalla,
ma non c'erano i numeri. Numeri che non ci sono neanche nel tuo caso, no? Esatto. Francesco? Perché, non so, voi se lo sapete, lui è quello che ha 4 anni fa inventato, messo insieme la nazionale italiana calcio amputati. È stato grazie ai social, lui ha lanciato questa cosa, adesso hanno i numeri per fare una nazionale, ma non per fare un campionato, immagino. Sì, cioè, infatti volevo collegarmi al suo discorso per dire che come lei, cioè, almeno diciamo loro hanno comunque un campionato, noi stiamo cercando di trovare più persone, in questo momento siamo quasi una ventina in nazionale, però comunque per fare un campionato ci vogliono molte persone che qua in Italia si fanno diciamo fatica a trovare, di sicuro ce ne saranno, però si fa molta fatica, nemmeno la FIGC si è fatta avanti, infatti noi siamo sotto diciamo il controllo del CSI, che è il Centro Sportivo Italiano. Per fare un esempio, in Turchia, che è un paese di guerre, lì ci sono molti invalidi di guerra e c'è un campionato di Serie A e un campionato di Serie B. E ovviamente la nazionale è la più forte del mondo. E, cioè, vederli è come... cioè, li potete mettere a giocare con persone con 2 gambe che forse potrebbero vincere. E, ed è per quello che... cioè, inoltre è un calcio professionistico, quindi loro vengono pagati, si allenano tutti i giorni. Cioè, per esempio, voi come fate? Cioè, voglio dire, quando fate le partite della nazionale andate e avete degli avversari, ma qui come vi allenate? Se siete 10 contro 10, se manca qualcuno perché... Allora, il nostro è un calcio a 7, quindi è un calcio a 7, sì. Quindi ci riusciamo. Okay. Però siete sempre fra di voi, non c'è mai una competizione con qualcun altro, insomma, per vedere anche il livello del... Negli allenamenti di solito sì, siamo noi, ci dividiamo in 2 squadre, mentre a volte ovviamente delle cose internazionali le facciamo, amichevoli tornei. Okay. Poi abbiamo partecipato anche ai mondiali alla fine dell'anno scorso, proprio un anno fa eravamo in Messico ancora e niente... Ma cioè, voi giocate anche, tu per esempio giochi a calcio anche con quelli con 2 gambe, no? Però le regole cambiano, immagino. Allora, io ho giocato a 11 con quelli con 2 gambe, però vedevo che comunque era troppo, diciamo, per me era molto complicato sia muovermi sia correre, perché comunque... E quindi è da... quasi 1 mese, 2 mesi che ho iniziato a giocare in un calcio a 7, lì a Correggio dove abito io, e lì già mi trovo un po' meglio. Le persone sono sempre normodotate, quindi io gioco con ragazzi con 2 gambe. E poi, Però a 7, sì. C'è meno da correre. Sì, anche se comunque bisogna abituare. Per quanto riguarda la nazionale, ci troviamo una volta al mese, che... è già una fortuna per noi, perché ci sono nazionali che non si trovano così, cioè una volta al mese è tanto per noi. E ci troviamo una volta al mese e ognuno ovviamente a casa propria deve allenarsi individualmente o nella squadra in cui gioca per farsi trovare pronto al nostro raduno. E questo è... Ok. Possiamo passare alle presentazioni individuali, chiamiamole così. Io comincerei con Andrea De Vincenzi, perché mi ha colpito nel suo curriculum la partecipazione alla Parigi-Brest-Parigi, perché nel periodo in cui ero abbastanza anch'io infoiato con la bici, ho sempre pensato che fosse per me impossibile. Tu l'hai fatto invece in, lo sai tu anche, però 72 ore e 42 minuti. Sì. Ecco, a me, voglio dire... credo che il 90% dei normodotati non lo farebbe, questo, il 95% forse, questo risultato. Ovviamente non parliamo dei professionisti
che fanno insomma le gare. È stato un bel risultato, la descrivo brevemente. La Parigi-Brest-Parigi viene denominata l'Olimpiade della Randonnée, è una manifestazione che si svolge in Francia, a Parigi ogni 4 anni e in un tempo dichiarato di 80 ore bisogna percorrere la distanza di 1230 km, perciò io l'ho conclusa in 72 ore e 42 minuti e sono stato praticamente il primo atleta amputato a concludere questa manifestazione. È stata a livello fisico una manifestazione importante perché mi ha portato a guai fisici nei successivi 2 o 3 mesi, ma è stata altrettanto una soddisfazione abbastanza importante. Si dorme poco, no? Devi dormire il meno possibile, tutto devi fare perché è tutto tempo perso quello. Diciamo di... che più no, tempo ti raccontala fermi. Perché a me me l'ha raccontata degli amici che la fanno. Non è così, voglio dire, racconta perché non tutti lo sanno, ecco come sono i ritmi di quella. Sì, lì è stato, lì praticamente bisogna ovviamente dormire il meno possibile, infatti una delle caratteristiche, una delle strategie fondamentali che mi ha portato poi alla conclusione di questa manifestazione è stato proprio, noi lo chiamiamo il modellamento, cioè andare a scoprire come altre persone erano riuscite prima di me a finirla, e si è trattato, una delle strategie era appunto quella di arrivare a metà percorso senza a dormire e dopo coricarsi per circa 3 ore e poi risalire subito in sella. Questo cosa ha comportato? Ha comportato arrivare a Brest e dietro un pezzettino e percorrere 707 km in 36 ore prima di andarsi a coricare per la prima volta. 2 ore e mezza, una colazione veloce e poi il martedì mattina siamo ripartiti. Ovviamente a livello fisico mi è costato tanto perché ho una gamba, non ho una super gamba, 2 gambe sono sempre 2 motori, ma una rimane sempre una, che ha fatto la differenza a Parigi, come anche l'avventura in India, è stata senz'altro la testa, caratteristica confermata anche dal fatto di, dopo la conclusione della Parigi-Brest, molte persone si erano ritirate, eravamo in 6.000, circa 1.500 si sono ritirate, e il problema loro, la difficoltà loro era che focalizzati esclusivamente sulla preparazione fisica, quando invece in molti momenti la testa e soprattutto la costruzione della squadra che ti permette poi di concluderla è fondamentale, perciò obiettivo ben presente, cioè di dove vuoi arrivare e soprattutto di trasmetterlo alle persone che ti seguono poi. E in 72 ore sono partito alle 4 della domenica, sono arrivato alle 4 del mercoledì, ho saltato completamente la prima notte, ho dormito 2 ore e mezza la seconda e 2 ore e mezza la terza, 5 ore in 3 giorni, e mi ha regalato questa emozione straordinaria che assieme all'India mi hanno legato indissolubilmente, penso, all'attività del ciclismo. Ho avuto due anni di parentesi nel paratriathlon, nuoto, bici e corsa, e poi adesso sono ritornato al ciclismo con degli obiettivi altrettanto importanti e sfidanti. Ok, allora se vuoi far vedere il video e raccontare un po' tutto il tuo percorso, cominciamo da te. Sì, ho iniziato la mia attività da ciclismo pochissimo tempo fa, nel 2007. Io ho sempre lavorato, una vita abbastanza sedentaria in un'azienda siderurgica come impiegato, e ho studiato musica per 15 anni, chitarra e sassofono, e tutto quello che mi capitava per mano, l'alimentazione proprio era completamente sregolata. Io ora sono circa 69 o 70 kg, l'ultima settimana a Parigi secondo me ho messo su un chilettino e mezzo, perciò sono sui 70 kg e nel 2007 ne pesavo oltre 100, 101, 102. Ma non mi dava fastidio il fatto di essere 100 kg, mi dava fastidio proprio a livello di articolazioni, perché utilizzando sempre le stampelle, insomma 30 kg in più si facevano sentire. Ho iniziato il ciclismo per gioco, per dimagrire, e dicendo accantono qualche mese o 6 o 7 mesi l'attività della musica per recuperare un po' l'attività fisica, per recuperare il peso, e da lì questa parentesi 6 mesi dura ancora da 8 anni. Qui siamo in settembre quest'anno sul vulcano Etna, che abbiamo fatto lo 0 3000, 10 ore per arrivare sul cratere.
e da lì sono cominciate alcune gare a livello paralimpico internazionale contro gli atleti più forti del mondo nel 2009 per acquisire punti nelle Paralimpiadi. Nel 2010 è arrivata la prima esperienza dell'India sulla strada carrozzabile più alta del mondo. Si chiama carrozzabile perché arrivano su quella vetta i mezzi, camion, jeep eccetera, arrivando a una quota 5600 metri, pronto a livello mentale, pronto a livello fisico, perché ha richiesto 10 mesi di duro lavoro, sempre dopo lavoro o durante le pause pranzo, ma sono stato colpito proprio da questa attività sportiva, da queste salite, da questi colori magnifici che c'erano lì in India, proprio a livello emozionale. Ho pianto molte volte per 2 o 3 ore e mi ha veramente legato indissolubilmente al ciclismo. Infatti anche l'attività di paratriathlon è arrivata anche perché c'era ciclismo, se non ci fosse stato molto probabilmente non l'avrei intrapresa. Nel 2011 è arrivata la Parigi-Brest, sempre per un obiettivo e un progetto chiamato Oltre il Barriere, per dimostrare, se ne è parlato anche prima, di quanto siano importanti le barriere mentali. Se non ci poniamo, io ho un amico che in azienda siderurgica dove lavoro ha perso 2 falangi e dopo 6 anni devo ancora vedergli la mano perché ha vergogna di mostrare appunto 2 dita con 2 falangi, vive continuamente con la mano in tasca e è come se veramente avesse perso il braccio intero. Io, come vedete anche qui siamo in India, qui siamo a 5602 metri, la vetta più alta del mondo, e l'obiettivo era quello di arrivare su quella vetta e mi separava, ho arrivato in bici, mi separava questo muro di 5 metri e poi ho trovato il modo per arrivarci sopra. Emozioni forti perché, come utilizziamo noi nella nostra professione, le visualizzazioni, cioè che ti portano a immaginare il tuo obiettivo già raggiunto, questa immagine prima di raggiungerla fisicamente, l'ho raggiunto migliaia di volte con la mia mente, e in quel momento lì era impensabile rimanere sopra e vederla lì a 4 metri dopo tutti i sacrifici che avevo fatto per arrivarci, sacrifici miei, perché ha comportato circa dai 12 ai 13 mila chilometri di allenamento nei 10 mesi, ma sacrifici anche dal punto di vista familiare, perché la mia moglie era in gravidanza durante la preparazione di Noemi e quando ero qua in India Noemi sono partito che aveva 40 giorni, sono arrivato che ne aveva 59, perciò un'impresa fisica mia da atleta, un obiettivo straordinario mio, anche per i colori nazionali italiani, ma sicuramente anche grazie al supporto in primis di mia moglie e poi di tutta la squadra. Silvia, anche tu hai un video da mostrare o racconti? Non so cosa ci sia, ho mandato un po' di robe. Ma io in realtà sono sempre stata una grandissima sportiva, perché mi sono ammalata ho avuto un'infezione virale che ha colpito il midollo spinale. E prima, fino ai 13 anni, giocavo a calcio ed ero una mezza fondista, quindi correvo e poco prima di ammalarmi ero arrivata circa a 10 km al giorno di corsa. E quindi sono entrata in ospedale, mi sono trovata in una situazione un po' critica, sono uscita dall'ospedale circa una 20ina di chili in più di come mi vedete adesso, e inizialmente non ne volevo sapere di sport, per me era impensabile, e avevo 2 o 3 amici che conoscevo già, che giocavano a basket in carrozzina, che continuavano a chiedermi dai vieni, dai vieni, dai vieni, io non ne volevo sapere. Oltretutto uno di questi, che adesso ha la sua età, allora giocavo con lui nel campetto vicino a casa di mia nonna, quindi lui giocava in carrozzina, io giocavo in piedi. Dopo 8 anni ci siamo ritrovati tutti e 2 in carrozzina e lui è rimasto un po' così e da lì mi ha detto vuoi venire? Io no. Alla fine avevo una compagna di classe con una tetraparesi spastica, molto timida, e allora un giorno l'ho accompagnata per portare lei a fare basket in carrozzina, senza rendermi conto che mi hanno seduto su una carrozzina e da lì non sono più scesa. E ho iniziato a giocare a mini basket, poi sono passata alla Serie B, da Vicenza mi sono trasferita a Padova, da Padova a Bologna. Nel frattempo ho conosciuto Eleonora,
Abbiamo fatto dei camp a Toledo, in Sardegna, abbiamo girato molto. La cosa positiva dello sport è che giri, giri tanto, vedi tanti posti, conosci un sacco di persone. E mi ricordo che io e Eleonora l'ho conosciuta una partita, ci sono anche delle foto di me e lei, la prima partita, e l'ho conosciuta in questa partita, poi l'ho rivista in un camp in Sardegna e andavamo in giro per la mano. Quindi a un certo punto, dopo 7 giorni di camp, la guardo, un giorno avevo la sua mano in mano, e guardate, ho detto: ma ti mancano dei pezzi. Non mi ero accorta, erano passati 7 giorni e io non mi ero accorta, vivevo con lei nella stessa casa, non mi ero accorta che le mancavano 2 dita. E questo per dirvi quanto puoi a un certo punto non renderti conto delle cose. E da lì sono trasferita a Bologna per studiare, per lavoro, io lavoro e studio. E poi 3 anni fa ho fatto una follia, mi hanno proposto di giocare in Serie A1 al PMB, che è tra Padova, è a Campo San Piero, quindi tra Padova e Treviso, e io non ho accettato e ho iniziato a fare su e giù, quindi facevo Bologna, Campo San Piero 3 volte alla settimana, sono 160 km andata, 160 ritorno, 2 volte in macchina e 1 in treno. In treno, grazie al cielo, io ho Eleonora che mi abita di fianco. Quando tornavo in treno arrivavo a Bologna alle 2.45 di notte, mi veniva a prendere e mi portava a casa, perché comunque scendere in stazione non è proprio il massimo. Andavo a letto alle 6.20 della mattina, io prendevo, mi alzavo per andare al lavoro. Questo l'ho fatto per 2 anni e non lo si fa per soldi, perché noi non veniamo pagati. E vengono pagati gli stranieri che vengono chiamati per venire a giocare in Italia, quindi vengono pagati 800 euro più gli viene dato casa, la casa e le spese. Non siamo su cifre di professionisti normodotati, assolutamente. Io avevo solo il rimborso spese, quindi avevo il rimborso della benzina, dell'autostrada e un cambio di gomme invernali, perché comunque facevo su e giù prevalentemente in inverno. E ho dovuto interrompere l'attività per un infortunio al gomito, sono stata operata all'inizio di quest'anno e non so se riuscirò a riprendere il basket in carrozzina, e per me questo è fonte di grandissimo dolore, perché mi ha aiutato tanto. Ma non ci sono possibilità? Non in prospettiva anche nel tempo, oppure soltanto questione di un anno, 2 anni? Non lo so. Ah, non lo sai? Quindi stai già valutando un'eventuale alternativa? Sì, diciamo che ho visto, un giorno sono andata in un negozio di antiquariato e ho visto un triciclo di quelli vecchissimi di 40 anni fa con un cestino bruttissimo in vimini dietro, e l'ho comprato un triciclo con i pedali ancora come quelli dei bambini, e sì, è l'unico modo in cui io riesco a pedalare, perché la gamba sinistra praticamente non la uso, e ho iniziato a fare la spesa, ad andare in farmacia, a mettere il cane dietro al cestino. Poi ho cambiato il cestino perché quelli in vimini non si poteva vedere, e mi sono resa conto che vedo in bici delle cose che in macchina non vedi, e soprattutto faccio meno fatica a pedalare rispetto che a camminare, e quindi diciamo che ho nell'idea di provare a fare triciclo. Sì. Bene. Questo perché chi è sportivo lo è fino alla fine, non c'è niente da fare. Trovi le alternative. Devi trovare un'alternativa, cioè riesci, sì, a trovare un'alternativa. Io ho fatto anche paraclimb,
Ho fatto i mondiali a Parigi di arrampicata sportiva, è stata un'esperienza bellissima e mi manca anche quello, perché ovviamente la prima cosa che ho interrotto è stata proprio l'arrampicata e adesso speriamo di magari riuscire a trovare uno sport che possa parzialmente compensare una mancanza, perché non è tanto il non giocare, è proprio il non avere una valvola di sfogo il problema. Ah, ok. Cioè, valvola di sfogo dal punto di vista sportivo o anche dal punto di vista, insomma, extra lavorativo? Io lavoro, a livello lavorativo faccio un lavoro che non mi piace, lo dico sempre, quindi studiate per fare una cosa che vi piace. Faccio un lavoro che non mi piace ma che mi consente di studiare al pomeriggio per finire l'università. Okay. Perché è un part time e quindi prima lavoravo in una toilettatura di animali e lavoravo tanto, veramente tanto, ma non mi dava la possibilità di finire l'università. Adesso invece con questo lavoro ho la possibilità di studiare. Manca poco, 2 esami ho finito, quindi dopo ci penseremo. Però sì, lo sport mi ha dato tanto all'inizio, perché mi ha fatto uscire da... Io all'inizio ero molto scontrosa, uscita dall'ospedale ero molto molto scontrosa. E sono uscita di casa, sono andata a vivere da sola. Infatti sei andata a vivere da sola, leggevo, sì. Sì, tuttora, sì, io no? Subito. Tuttora. Vivo da sola tuttora. E io sono uscita di casa subito a 18 anni, sono entrata in casa a 17 dopo quasi 3 anni di ospedale, sono uscita a 18. E da lì lo sport mi ha aiutato a trovare quell'ironia di cui parlavo prima. Il basket secondo me è spettacolare, è veramente uno degli sport più spettacolari in assoluto, ed è bello se avete la possibilità di andarlo a vedere, perché io lo dico sempre, tu vai a vedere una partita di basket in carrozzina, all'inizio vedi le carrozzine, vedi gli scontri, la carrozzina, le ruote, la palla, ma ti focalizzi sulla carrozzina perché purtroppo è il nostro mezzo di movimento. E provate a immaginare 10 persone in campo in carrozzina all'inizio, oddio, vedi piroette, vedi un po' di tutto, dopodiché non la vedi più, non vedi più la carrozzina, vedi il gioco, vedi la palla, vedi degli atleti, vedi il canestro è alla stessa altezza del basket per norma dotati, e quindi comunque ci vuole una prestanza fisica notevole. E ci sono dei movimenti nel basket in carrozzina che non si vedranno mai nel basket in piedi e sono veramente bellissimi, cioè di sottomano, cioè, sono proprio dei movimenti molto belli, è una danza, è come vedere una danza, è elegantissimo. E questa cosa che non si vede più la carrozzina dopo 5 minuti di partita fa sì che le partite siano entusiasmanti e ci sia almeno nelle serie maggiori, tipo Cantù, che è in Serie A, ha una squadrona e loro hanno circa 5.000 visitatori ogni sabato, quindi inizia a essere seguito proprio perché è bello, è bellissimo. Quindi se vi capita, Reggio Emilia, c'era mini basket, c'è a Parma, a Parma c'è la Serie B. Giocano in A1 quest'anno. Ah, quest'anno, ecco. Io sono uscita un po' dal basket perché quando ho avuto l'infortunio ho deciso di eliminare questa parte perché devo guardare oltre, quindi non ho più seguito neanche una partita. La nazionale è andata agli europei e per carità hanno vinto una partita sola, io e lei per scelte diverse, per motivazioni diverse non abbiamo partecipato all'europeo, lei perché appunto col tiro con l'arco purtroppo porta via tanto 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 spazio, lo sport a livello professionistico porta via spazio, energie e quindi devi fare delle scelte, lei ha scelto il tiro con l'arco non poco sofferta e io purtroppo mi sono fermata per cause maggiori, ma vi assicuro che una sera ci siamo messe sul divano, io e lei abitiamo di fianco, abbiamo 2 case separate, abitiamo di fianco, ci siamo trovati in una delle 2 case, siamo messe sul divano e eravamo tutte e 2 che piangevamo
Io perché non posso e non ho più la possibilità di giocare, e lei perché ha dovuto fare la scelta di scegliere uno dei due sport ed è stata sofferta per entrambe. Però in questo momento lei va avanti e una delle mie soddisfazioni è anche seguire lei. Io sono andata a vederla in Germania, ai campionati, e quindi diciamo che sto deviando la mia voglia di fare su quello che sta facendo lei. È una cosa bellissima. Francesco, tu in parte hai già raccontato alcune cose, vediamo un pochino del tuo, insomma, della tua attività, e continua a dire di altre cose che insomma non sono ancora uscite di te. Allora, sì, appunto parlavo della nazionale, il mio sogno, allora, prima di tutto la passione per il calcio è innata, credo, in me. Ho iniziato a giocare quando avevo circa 8 anni, da piccolo ho portato sempre la protesi, ma mancandomi totalmente la gamba mi stava scomoda, non riuscivo a muovermi come volevo. La usavo anche per giocare a calcio, perché all'inizio io stavo tra i pali. Però, come vi dicevo, successivamente ho deciso di non usarla più, sia quotidianamente che sportivamente. Perché quotidianamente? Sei già il secondo che sento. Perché non la usi? Cioè, perché... per attività legate, diverse dallo sport? Comprensibile che non la usi. Sì, prima di tutto perché cioè non mi piace zoppicare, perché il mio era proprio uno zoppicamento, dato che mi manca totalmente la gamba, avevo questa protesi che mi prendeva tutto il busto e quindi dovevo trasportarmela andando avanti. E per me era una scomodità assurda e quindi ho deciso di iniziare ad usare le stampelle, e in questo caso come la protesi, sia quotidianamente che nel calcio. E poi ovviamente nel calcio ho cambiato anche ruolo, non stavo più in porta. Niente, il mio sogno all'inizio era quello di giocare in campionati ufficiali con i ragazzi che conoscevo, con i ragazzi normodotati, perché io mi potevo solo allenare tempo fa, perché sapete anche voi che, cioè non so se lo sapete, però le stampelle erano considerate come un oggetto pericoloso, quasi come un'arma, perché io potevo usarla in modo negativo in campo, anche se io non l'ho mai fatto, però diciamo si poteva fare secondo la legge. E allora il CSI ha accolto la mia richiesta, dando l'opportunità a me e a quelli come me di giocare in campionati ufficiali col CSI, perché la federazione ancora non si è fatta avanti. Io ero molto felice, ma capivo che ancora non avevo raggiunto quello che volevo, perché diciamo che, come ho detto prima, era molto difficile per me giocare con i ragazzi non dotati, sia per muovermi, per fare qualunque cosa in campo, e quindi il mio desiderio era quello di giocare con persone che avessero il mio stesso problema. Mi ero informato se esistesse qualcosa in Italia 4 anni fa, quando ho iniziato questo percorso, ma vedevo che non esisteva niente, esistevano solo nazionali all'estero, tante nazionali all'estero, ma in Italia ancora nulla. Quindi io di solito al giorno d'oggi si parla male dei social network, perché ci sono persone che lo usano in modo negativo. Io diciamo che sono riuscito a sfruttare il lato positivo
di Facebook, che mi ha permesso di raccogliere tutte queste persone in modo che potessero giocare al mio fianco. Man mano andando avanti, le persone desiderose di giocare cercavano su internet qualcosa e appunto trovavano me, e quindi mi contattavano subito e io le aggiungevo ad un gruppo che avevo aperto su Facebook, appunto. Infatti venite da diverse parti d'Italia. Esatto. Molti di Napoli, ho visto, Roma. Sì, veniamo da 12 regioni diverse d'Italia, quindi è molto bella come cosa. Sì, della nazionale in sé un po' ho già parlato, però per quanto riguarda le Paralimpiadi noi non è ancora stato integrato. Credo che si perda molto, sinceramente. Ma c'è un'ipotesi anche in futuro? No, cioè per adesso nel 2020 sono stati integrati altri sport, nel 2024 non si sa, e quindi... Quindi fino al 2020 sicuramente no? No. Certo che hanno messo quello che non mi ricordo neanche come si chiama, che ha fatto ridere tutti. Quello... Curling. Come si chiamava? Curling. Ah, il curling, esatto. Cioè, vedere il nostro calcio è come vedere quello normale, quindi credo che si perda molto. Io non giudico ovviamente gli altri sport, però credo che si perda molto. Detto questo, io con quello che ho fatto sono orgoglioso di me stesso e anche di aver potuto aiutare persone che magari pensavano che la loro vita fosse finita dopo l'incidente, perché io sono fortunato ad essere nato così rispetto ad altre persone che magari l'hanno persa in un incidente, l'arto. Quindi magari persone che pensavano di non aver potuto più giocare a calcio hanno iniziato a vivere una seconda vita e quindi credo che, diciamo, spero che questa cosa verrà ricordata, spero che questa cosa che ho fatto possa rendere orgogliose molte persone. Tu vai ancora a scuola, giusto? Sì, cosa stai sì. studiando? Io sono al quarto anno e sono all'Istituto Tecnico Linguistico e all'Einaudi a Correggio. Eleonora, tu fai uno sport che in alcuni casi è parificato anche come competizione ai normodotati. Questo è avvenuto una decina di anni fa, è stata la prima Silvia Fantato a far sì che insomma questo potesse avvenire. Non so se riguarda tutti, perché dipende anche dalla lesione, non so nel tuo caso se tu puoi competere con i normodotati e se sì il beneficio e se no il beneficio o gli svantaggi. Sì, sicuramente dipende dalla disabilità, dipende dalle problematiche che una persona ha e riuscire o meno a competere. E io ho dovuto lasciare il basket, oltre perché ho incontrato il tiro con l'arco e ho dovuto scegliere, perché hanno fatto una nuova legge e per me e per un altro ragazzo che faceva parte sia della nazionale di basket che della nazionale di rugby in carrozzina, e dove eravamo obbligati a scegliere una nazionale, non potevamo fare parte di entrambe. È stato un momento durissimo, lo è tuttora, perché il basket è una passione e rimane assolutamente tale. E, però diciamo che ho messo tutta me stessa nel tiro con l'arco.
sono molto diversi. Uno è... Decisamente. Però ho iniziato in realtà il tiro con l'arco per aiutarmi col basket, perché prima non ci pigliavo a basket assolutamente. Da quando ho iniziato il tiro con l'arco ero sempre in doppia cifra tutte le partite, Silvia può confermare, e quindi diciamo che ho iniziato così in realtà. Poi ho fatto la prima gara il tiro con l'arco, è stata a gennaio 2013, dove ho vinto i campionati italiani. E da lì è stato tutto un lottare contro me stessa, e io ho la fortuna di riuscire a competere contro i normodotati, e quest'anno ero prima in ranking italiana tra i normodotati e ho vinto 2 ori a squadre nei campionati italiani normodotati. Da ieri ufficialmente sono nella nazionale anche normodotati. Ah, grande. Brava. E perché io non lo sapevo? Da ieri? È uscito il comunicato ufficiale. E è stato un po' burrascoso il mio avvicinamento al tiro con l'arco. E ho iniziato nel 2013, a gennaio. A novembre 2013 ho vinto la prima medaglia a un mondiale. Nel mixed team abbiamo vinto il bronzo, io e un altro nostro compagno che si chiama Alberto Simonelli Rolli, non so se avete mai sentito. E da lì ero sempre combattuta, perché io quello che volevo fare era il basket, ma io sono sempre stata una persona con pochissima fiducia in me stessa, sicuramente data anche dal vissuto, da quello che vi ho raccontato prima. Ma la cosa che più mi faceva impazzire è che quando io avevo l'arco nelle mani mi sentivo indistruttibile. Sapevo di riuscire a fare qualcosa di grande. E l'anno scorso, nel 2014, abbiamo fatto gli europei. Ho fatto il primo record del mondo lì. E in Olanda, giusto? No, è stato in Svizzera, a Notville. Ah, okay. Lì ho fatto il primo record del mondo. Ho fatto 3 finali, individuale, mixed team, squadra femminile. Le ho perse tutte e 3. Sono arrivata 4ª in tutte e 3. Sono tornata a casa, stavo impazzendo. E volevo smettere di tirare, volevo assolutamente smettere, e avevo deciso di smettere. Non ho tirato per dei mesi. Poi una ragazza che è della nazionale Normo, lei abitava a Ferrara, io mi alleno vicino a Bologna, lei lavorava a Bologna, faceva ogni mercoledì sera dal lavoro, andava a casa a Ferrara e da Ferrara tornava a Bologna per allenarsi con me, perché credeva in me. E non potevo credere che una persona al di fuori della mia famiglia, della mia cerchia di amici intimi, e potesse credere in me. E questa è stata una spinta estrema che mi ha dato. Da quel momento io ho deciso, più o meno gennaio del 2015, dicembre 2014, di arrivare ai mondiali e dare il massimo e portare a casa la carta per andare a Rio. Il mio obiettivo era quello. Da gennaio più o meno mi sono allenata tutti i giorni 8 ore. Non ho fatto una vacanza, non esistevano feste. E quasi tutti i fine settimana ho fatto gare e vita sociale pari a 0. Quel mio obiettivo era uno e uno solo, ed era un mio sogno. E non avevo più amici. Di nuovo mi sono ritrovata senza amici, un po' perché non capivano la scelta che avevo fatto e il fatto di buttarmi a capofitto in questo mondo. Poi sono iniziati a essere premiati i miei sforzi, diciamo, e da gennaio faccio parte delle Fiamme Azzurre, e che mi danno un contributo economico, non altissimo, però diciamo che ci pago le gare, visto che le gare sono tutte a pagamento nostre. E
Ho iniziato a crederci, sempre di più. Prima di partire per i mondiali, come vi raccontavo prima, sono arrivata ad essere prima in ranking italiana tra i normodotati ed è stato quella una delle prime emozioni indescrivibili, perché finalmente potevo competere anch'io e finalmente credevo anch'io in qualcosa e mi veniva bene, senza sforzi, perché in neanche 2 anni, perché poi non sono stati più o meno 2 anni, perché a basket mi sono fatta male, ho lussato la prima vertebra cervicale e sono rimasta 4-5 mesi con il collare rigido, quindi comunque ho avuto uno stacco. Quindi più o meno in 1 anno e mezzo, 2 anni ho raggiunto questi risultati e sono orgogliosa di me, di quello che sto facendo e delle persone che mi stanno accompagnando in questa strada. È stato difficilissimo lasciare perdere il basket, credo che la strada però con il basket spero che non sia finita. Comunque io continuo a seguire le altre e sono dispiaciuta di non essere stata agli europei con loro quest'anno, perché erano in concomitanza con i mondiali e dono dell'ubiquità ancora non ce l'ho, però sono orgogliosa anche di loro, del cammino che stanno facendo, e le immagini che vedete sono la finale per loro dei mondiali. E dillo, che sei campionessa del mondo. E prima di andare in finale abbiamo un campo prova lontano dal campo gara e l'ultima freccia che ho tirato, ho aperto l'arco, ho fatto 1-0, mi si è piantata la freccia nel campo, ho detto oddio, cosa vado a fare? E il mio compagno di squadra, quello con cui ho vinto anche ai mondiali il bronzo nel mix team anche quest'anno, mi ha detto: Ele, cancella, fai quello che sai fare, sei in grado di farlo. Intanto io ridevo, io prima di andare su a fare la finale ridevo. C'era la cinese contro di me che mi sembrava matta, avrà tirato 2 miliardi di frecce. Ma sì, aveva una faccia, ma sembra che gli fosse morto il gatto, non lo so, era proprio tristissima, tutta agitata, io che ridevo. E secondo me è stato quello il motivo per cui io sono riuscita a vincere. Avevamo le stesse carte e come punteggi anche in qualifica io sono arrivata seconda e lei terza. E quindi secondo me eravamo alla pari e io sono salita però sul campo gara cercando di divertirmi il più possibile. Io ridevo, anche col mio allenatore io ridevo, e appena sono salita ho sentito una voce ed era Silvia che mi aveva fatto una sorpresa, era arrivata il giorno prima, 2 giorni prima. Ho sentito urlare e le fai come se fossi in allenamento. Quella è stata lo spianare la strada e è stata scoccare l'ultima freccia. Io ero sopra di 5 punti e poi la testa, come diceva lui prima, fa tantissimo. Ero sopra di 5 punti e mancavano 6 frecce. Me la potevo portare a casa tranquillamente in modo sciolto. Mi sono distratta, ho pensato ad altro, ho pensato a cosa avrei vinto, è stato deleterio. In una volée, in 3 frecce, una volée fatta di 3 frecce, in una volée ho perso 4 punti, mi è arrivata sotto di 1, mancavano solo 3 frecce. Lei tirava per prima e si fa il tiro alternato, lei ha tirato. Io per vincere dovevo fare 9, se facevo 8 pareggiavamo e andavamo allo shoot-off, cioè dovevamo tirare una freccia a testa. Dentro di me ho detto no, la devo assolutamente portare a casa, ce la devo mettere tutta. E dentro di me pensavo, ti prego fai quello che vuoi, basta che vai nel giallo, ti prego fai quello che vuoi perché il giallo è il 9.
e alla fine ho fatto un 10 e ho concluso la mia... Quello hai detto, sintomo perfetto. Oh, questa è stata la mia finale, io non mi sono reso conto di aver fatto 10, mi sono solamente girata, ho visto, penso che quello che dico sempre raccontando la mia finale è stato il momento in cui ho vinto. Io non mi sono resa conto di aver vinto, mi sono girata, ho visto il mio allenatore con un sorriso da qua a qua e ho visto di fianco a me c'era tutta la tribuna. Quando io ho alzato l'arco e tutte le altre persone delle altre nazioni si sono alzate in piedi, è stato il momento più bello, io credo, di tutta la mia carriera sportiva, cortissima perché sono neanche 2 anni, e quindi questo è stato il momento in cui si sono alzati. E io, come hanno detto gli altri, credo che lo sport sia un valore aggiunto sia da un punto di vista personale che da un punto di vista sociale, relazionale, e io credo di non essere, che non sarei stata quella che sono adesso se non avessi mai fatto sport. Ho fatto sport fin da piccolissima e sono contenta di aver vinto questa carta e di aver vinto l'oro ai mondiali, e sono contenta di che in ogni momento ci siano persone come Silvia accanto a me che mi danno forza, perché non è assolutamente semplice sopportarmi, soprattutto quando preparo delle gare importanti. E sono contenta di avere dei compagni di squadra come è Fabio, che ha vinto la carta paralimpica con me ai mondiali, e sono contenta che Rio, che per me era un sogno, mi ricordo che quando c'è stata la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Londra, che l'hanno trasmessa in TV, io l'ho guardata e ho pensato dentro di me: io a Rio ci devo essere. Io facevo solo basket in quel momento e io ho detto: io a Rio ci voglio essere. Col basket però pensavi? No, col basket è impossibile. Purtroppo è impossibile. Però ci volevo essere, in qualche modo io ci volevo essere. È stato, secondo me, è stato un segno, è stato, non lo so, un qualcosa, credo molto nei segni. E sono contenta di poterci essere a Rio. Adesso l'unico ostacolo che mi spaventa tantissimo è la visita che abbiamo all'Acqua Acetosa l'11 gennaio di controllo, se siamo a posto. Ah, ok. Sì. Quello è l'esame più difficile, la prova più difficile. Quello sì, però molto contento. Anche Fabio compete nella stessa disciplina, diciamo che ha una carriera più lunga alle spalle, ha già partecipato a diverse paralimpiadi, ha fatto tante gare, racconta un po', adesso andrai anche alle prossime. Sì, nonostante la mia giovane età, sono quello che ha la carriera più lunga. Ma ripartiamo dall'incidente, perché avere un incidente d'auto e svegliarsi, a parte che mi ricordo tutto, quindi trovarsi il giorno dopo con una lesione cervicale, voi immaginate di non riuscire a muovere nemmeno un dito delle mani, e la prospettiva di vita è alquanto dura da immaginare e da fare propria, insomma. Nella sfortuna, la fortuna è stata il recupero, la riabilitazione, l'impegno, non lo so, il destino. Io credo molto nel destino, credo che tutto quello che ogni giorno viviamo sia scritto e che noi abbiamo solo questo dono di doverlo affrontare in tutti i modi. E mi sono avvicinato allo sport dopo 8 anni dall'infortunio, perché capirete che non era proprio la cosa più importante fare sport, ma forse quella di rientrare in un'ottica di vita completamente diversa, con le difficoltà del quotidiano che erano anche quelle di mangiare, vestirsi, lavarsi, aprire una porta, allacciare una cerniera, le scarpe. La fortuna mi ha reso
autosufficiente, tanto che ho avuto anch'io esperienze di vita da single, che è bellissimo, e durate qualche anno. Poi a 30 anni, quindi ancora abbastanza giovane, ritrovarsi che la pensione, diciamo, non ti spinge ad andare a lavorare, però avere così tanto tempo libero da impegnare, che fa bene alla mente, perché quando non si ha la mente vuota ci si sente un po' frustrati e ci si ammala, mi ha fatto avvicinare agli sport, perché nella mia carriera ho provato un sacco di sport, dall'handbike, che pratico tuttora, ma solamente non facendo le maratone come Andrea in India, però solo per rimanere in forma e mantenere un tono muscolare alle braccia, insomma, sufficiente per portare avanti il tiro con l'arco, al tennis, che come il basket, voi avete sentito parlare di basket, perché fare uno sport di squadra secondo me incide tantissimo nel quotidiano, e praticamente fare squadra è il massimo dello sport. E il tennis, al di là di un'epicondilite che mi ha poi lasciato un po', insomma, solo l'esperienza, con la bicicletta sono vice campione italiano a cronometro nella mia categoria a Verona nel 2007, e sono arrivato anch'io a mettere insieme in quegli anni un bel triathlon: arco, bici e tennis. Nel 2007 a un europeo in Francia con un quarto posto mi sono qualificato per le Paralimpiadi di Pechino, che se mi avessero detto qualche anno prima tira con l'arco che vai alle Olimpiadi, probabilmente sarei ancora lì a ridere in faccia, perché è veramente, era una cosa che, sì, come dice Leonora, si vedono in televisione, fai sport, mi piacerebbe, però proprio trovarsi una qualifica è una gioia. Dico sempre, come alla festa il sabato scorso, un'intervista di Telereggio, il mio ricordo più bello, insomma, la soddisfazione più grande è stata ricevere questa maglietta con scritto Italia e il nome dietro, che è il sogno di tutti i bambini, dai calciatori, credo, ai tennisti, alla pallacanestro, insomma. E a 30 anni ricevere l'abbigliamento per la prima trasferta mondiale, io non mi vergogno a dirlo, come i ragazzini ci ho dormito con questa maglietta tutta la notte, non riuscendo anche a dormire male. Ecco, da lì ho abbandonato le altre discipline per concentrarmi sull'arco, anche perché in bicicletta si cade, era rischioso farsi male in gara per compromettere poi questa Olimpiade, e col tennis è un po' più dura per le articolazioni. Ricordo quando sono arrivato a Pechino in Cina, che la Cina sembrava poi così lontana, poi alla fine dopo 22 giorni ormai arrivava lì anche la posta, queste sono le immagini di Pechino, è stato meraviglioso, ma meraviglioso vivere lo sport insieme a persone disabili di tutto il mondo. Dico sempre che le gare sono uguali da un campionato italiano a un'Olimpiade. Quello che fa la differenza è il contesto. Per me la cosa più bella dell'Olimpiade non è perché mangio tanto, ma è la mensa. Una mensa di un villaggio olimpico è aperta 24 ore al giorno, mangiano 4-5 mila atleti, addetti di tutto il mondo. Ogni volta non si pranza mai con le stesse persone, ed è un'esperienza che accomuna, e che, per quanto io mi sia sempre ritenuto comunque logicamente abbastanza anche sfortunato, perché uno che vive una disabilità, la carrozzina, si vedono disabilità che sinceramente ancora oggi non capisco come facciano a fare sport, perché come diceva quello, ho visto cose abbastanza, ma molto più gravi, che mi hanno sempre fatto sentire molto fortunato. Pechino, la gara, la prima, che ne so, comunque è andata bene, perché ne sono uscito con un settimo posto, di tutto rispetto, insomma, era pochi anni che tiravo con l'arco. In questi 10 anni, fra i titoli italiani, che ormai sono parecchi, ho partecipato sempre, tutti gli anni, alle trasferte che questo sport impone, sacrificando soprattutto l'estate, le domeniche, le vacanze e anche la famiglia, come gli amici.
e sono riuscito con un po' più di fatica a qualificarmi a partecipare a Londra, alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi di Londra. Credo che queste due, e poi adesso sono un giornalista, queste due manifestazioni abbiano dato, siano state una svolta per lo sport paralimpico, perché l'effetto mediatico è stato travolgente. Io ho ancora persone che non fanno sport, non conoscono le disabilità per tanti motivi, però ci hanno visto e ancora oggi ci fanno i complimenti perché ci hanno visto in televisione per, dopo tanti anni di Olimpiadi, quindi bisogna dare merito ai giornali, alle televisioni, a chi ha investito nello sport paralimpico, che non è nient'altro che il mondo parallelo delle Olimpiadi, che si vedono ovviamente per tanti motivi, soprattutto economici, si vedono molto di più. Ho provato, dopo tanti anni di attività, la sfortuna, ma poi fortuna, nel 2014, l'anno scorso, l'infortunio da sportivo. In pratica non so ancora per quale motivo, mi veniva a mancare di nuovo la forza nelle mani e nelle braccia, mi è venuta a mancare, soprattutto dopo gli allenamenti, e ho dovuto perdere la stagione degli europei. E psicologicamente vi garantisco che per chi lo fa, fra virgolette, il mestiere, perché poi un mestiere non è, ma è pura passione, è un trauma fortissimo. Avevo paura anche di non poter più tornare alle competizioni, alle gare. Non potevo spingermi in carrozzina, sono tornato un po' indietro 20 anni al trauma iniziale dopo l'incidente. Questa cosa si è superata, ma come tutte le cose negative insegnano e istruiscono, ci fanno capire sempre di più chi siamo e dove lavorare per ritornare, sportivamente parlando, a certi livelli. Sono famoso anch'io un po' come Eleonora per le medaglie di legno, tanto che avevo come sponsor una ditta di impregnanti che mi ha sostenuto, fino a quando sono passato da un anno buio al 2015, dove, forse perché il nostro sport non è fisico ma è soprattutto mentale, io affronto avversari che hanno 65 anni e sono veterani di questa disciplina, e quindi ho avuto ancora la possibilità quest'anno di esprimermi. Forse la rabbia di aver perso un anno, la voglia, ti viene a mancare da atleta anche la trasferta internazionale, dove vivi amici di tutto il mondo, amici avversari. E a maggio, in un Grand Prix, ho avuto la soddisfazione di arrivare secondo, dietro a chi nella mia categoria oggi è ancora più forte, che è questo soggetto qua, che è sempre primo, è un ragazzo della Repubblica Ceca, che però ci vede bene, anche se è cieco, e ci mette un po' tutti in fila. Ho partecipato a questa gara, tornando a casa con una medaglia di argento, in preparazione a questi mondiali, che a settembre di quest'anno ci hanno dato la possibilità di prendere le famose e preziose carte olimpiche. In questo scontro che vedete riesco finalmente a sconfiggere John, che è un inglese veterano, appunto 65 anni, arrivo terzo, quando con l'ottavo posto avevo già la certezza della partecipazione a Rio dell'anno prossimo. Quindi sono ancora un po' in defibrillazione, perché è stata una carta guadagnata e ottenuta dopo un'estate di lavoro, perché noi lavoriamo quando gli altri vanno in vacanza, e sofferta perché alcune patologie, la mia in primis, soffre il caldo. Noi gareggiamo d'estate negli stadi e nei campi, quindi è durissima, e la mia preparazione di quest'estate è stata svegliarsi alle 4:30 del mattino per sfruttare fino alle 8:30, 9 le ore fresche, e poi chiudersi all'ombra e in casa, anche se la preparazione tecnica è andata bene, è andata male quella fisica, perché il caldo ci ha massacrati, mi ha distrutto. Quindi
la soddisfazione e l'appagamento di questi sacrifici, che dura un attimo, dura un quarto d'ora su una pedana dove ci si confronta per una medaglia, è ad oggi per me inspiegabile. Io potrei parlarvi per ore, ma non riuscirei mai completamente a trasmettervi la gioia di una partecipazione a un evento importante come una Paralimpiade, come a un podio mondiale che come per magia riappaga dei sacrifici, ridà quell'energia e quella voglia. Io sono qua oggi, ma penso anche con i miei compagni, ma con la voglia di essere già alla prossima competizione, che saranno la massima, saranno le Olimpiadi. Noi con l'arco arriveremo alle Olimpiadi passando da un campionato italiano che definirà la squadra, un campionato europeo in Francia abbastanza presto, perché saremo ad aprile a gareggiare all'aperto e ahimè vedremo un po' come fare per il tempo, fino ad arrivare a Rio de Almere, non ho messo. Non mi chiamano più i raduni, quindi io il calendario ancora non lo so. Non avete fatto il gruppo WhatsApp? Sì, ma sinceramente non investo molto tempo in WhatsApp o in tecnologia, sono un po' della vecchia guardia, insomma. Mi piace ancora il telefono. Non hai più 16 anni, Fabio. No, ne ho compiuti 17 io. No, non è per l'età, ma è perché ho altre cose, altri interessi. E essere qua o essere, come siamo chiamati spesso, a parlare della mia esperienza, della nostra esperienza, è una bellissima medaglia, perché a volte capita di parlare con persone, tante come oggi voi, che non conosco, e poi mi ritrovo a ricevere domande e informazioni per come fai, dove vai, dove ti alleni, quali sono i canali, quali sono le possibilità. Voi considerate che, come diceva prima Eleonora, il tiro con l'arco è purtroppo e per fortuna oggi ancora l'unica disciplina olimpica dove disabili e normodotati si affrontano. Noi domenica saremo in gara, probabilmente insieme, con 200-300 persone normodotate e 2 o 3 o 4 o 5 disabili. Ed è una cosa che è un successo, è un traguardo. 10 anni fa Paola Fantato, questa arciera bravissima di Verona, partecipò ad Atlanta, correggimi. Da Atlanta fino ad Atene sicuro. Ad Atlanta partecipò con la nazionale femminile normodotati, vincendo, per rimanere poi alle Paralimpiadi e vincendo la medaglia d'oro, sempre come atleta disabile. Quindi doppia prestazione, doppia soddisfazione. È un traguardo, perché poi lei ha avviato questa, è stato il merito suo che ha fatto. Ma perché l'obiettivo sportivo delle Olimpiadi è quello di arrivare mai un giorno a creare l'Olimpiade e la Paralimpiade insieme, cioè far gareggiare finalmente in tutte le discipline atleti disabili e non. La vedo ancora abbastanza dura. Sì, alcune cose ci sono oggettivamente delle impossibilità. Il basket diventa un po' complicato fare. Ci sono discipline. Una di quelle. Ci sono discipline dove i regolamenti lo permettono, come il nostro, come il tiro a segno e altre discipline veramente molto lontane da questo accorpamento. Però vi garantisco che quando si è su una linea di tiro o in pedana, chiamatela com'è, lì non si vede solo l'avversario. E non si vede se è non vedente, se è zoppo, se è storpio, oppure se non riesce o ha difficoltà, perché quello che conta è fare un punto in più per entrare davanti il più possibile in classifica. E questo rende le persone disabili molto meno disabili e rende le persone normodotate molto più, non disabili no, ma acculturate, perché anche per le persone normodotate avere a che fare con i disabili nello sport come nel quotidiano li accresce e li avvicina a un mondo per molti motivi e per molti anche molti destini sconosciuto. Io ricordo le mie prime esperienze dopo l'incidente, rientrare
nella società per andare in discoteca, per andare a ballare. Io sono, la prima cosa che ho fatto quando sono uscito dall'ospedale, sono tornato in questa discoteca dove poi venendo a casa ho avuto l'incidente, e da lì mi sono accorto della difficoltà delle persone che ho vissuto da persona normodotata da dopo ad avvicinarmi. Alcune persone, amici, conoscenti, facevano fatica a salutarmi. Cioè, ma alla fine la difficoltà era più la sua, sì, la loro, nei miei confronti che la mia. Allora un po' preparati. Cioè, fino adesso si sono colpevolizzate queste persone in realtà, certo, e mancano gli strumenti per mettere in relazione le due, cioè gli strumenti anche delle persone normodotate. Hai un approccio, se tu non hai mai conosciuto questa cosa, che è un po' di timore, perché non sai come fare, non è semplicemente indifferenza o insensibilità. No, non è insensibilità, ma è un po' ignoranza, cioè, c'è pura, un po' di tutto, cioè, ecco, è proprio però mancanza di cultura. Allora lì un po' il mio carattere, che è come quello di Silvia, di ironizzare, di scherzare, di buttare la battuta su cose ad altre persone molto gravi, hanno fatto sì che noi disabili, io in primis, diventassi io lo strumento per avvicinare le persone normodotate al mondo dei disabili. Poi facendo sport, vivendo il quotidiano, ma anche andando al bar a prendere il caffè, dove il barista ti mescola lo zucchero nella tazzina, ma non perché gli sono simpatico, perché secondo lui non riesco. Grazie del gesto, ma a costo di rovesciarmelo addosso, prima ci provo io. È una piccola cosa che, assieme a tante altre piccole cose del quotidiano, avvicina, unisce e fa capire alle persone normodotate come e quanto e chi è la persona disabile. In questo caso lo sport pubblicizzato, visto, perché non sono tanti anni che si vedono gare di tiro con l'arco, fra parentesi, noiosissime per chi deve guardare, a discapito di basket che o pallavolo, che guardando la partita della pallavolo la domenica sera mi veniva ad alzarmi dal divano, tanto che era avvincente e appassionante. Se voi andate a vedere, non vi inviterò mai, una gara di tiro con l'arco, che vi garantisco che tutte le domeniche ne fanno una nel giro di pochi chilometri, dopo 10 minuti, un quarto d'ora siete annoiati. Ci si annoia se si è arcieri a vedere una gara di tiro con l'arco, figuriamoci spettatori. Questo però non toglie che chi la sta praticando e chi pratica questo sport o qualsiasi sport con persone disabili venga attratto, incuriosito e messo a proprio agio in una maniera divertente, perché fare sport è soprattutto un divertimento, anzi deve essere sempre un divertimento, anche se poi ad alti livelli lo è più per gli obblighi e molto meno per divertimento, ma veramente dopo lì si esprime la passione, si esprime la prestazione e la crescita umana e anche sportiva, insomma, perché arrivare a certi traguardi, conquistare certi titoli in così poco tempo come Eleonora, che in 2 anni diventa campionessa del mondo ed entra nella nazionale normodotati, credo che sia per tutti un esempio e un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Quindi come nella scuola per i giovani, voi, come nel lavoro dopo, anche nello sport, mi viene questo paragone da un po', non so perché, forse voi immaginate il contadino che semina il seme, lavora la terra tutto l'inverno per poter raccogliere, forse se riuscirà, perché poi ci sono lì anche lì degli inghippi, il frutto di un lavoro, e di essere anche orgoglioso di fare il pane col grano, di andare a lavorare con un diploma conquistato a suon di esami e sacrifici, e di spendere medaglie olimpiche, mondiali o imprese, come ho visto oggi, che sinceramente non immaginavo, e quindi diventa modo di crescita e modo di essere quello che poi noi diventeremo, oppure oggi siamo, dopo qualche anno di vita. Comunque, se la gente guarda il golf in TV, può guardare anche il tiro con l'arco, sarà ben noioso il golf. Non ho capito. Se uno, quelli che guardano il golf in TV, sarà ben noioso. Ma no, attenzione, non c'è lo sport migliore. No, in TV dico, riscapito. Non dal vivo. No, è chiaro, non che poi chi lo guarda, cioè, per me no, è una noia. Ci sono anche gli scacchi, che sono una disciplina di tutto rispetto, però io, se posso, guardo scacchi, il basket, o guardo la formula.
Formula 1, i motori, il calcio, insomma. Ma questi ragazzi qua che hanno... Quanti anni avete? Ah, lei, ecco. 16. Che siete sempre lì con i cellulari, così. Avete a casa adesso questi... queste televisioni spettacolari che vai su YouTube, guardano il golf, guardano tutto il golf. No, il golf non si può vedere. Andate stasera, mettete sul divano, vi sedete col vostro telecomando. Io ho imparato la settimana scorsa come si usano quei televisori che vanno su YouTube, neanche sapevo che esistessero, e c'ho 26 anni, vabbè che io sono un po' indietro, però vi mettete stasera, iniziate a mettere paraciclismo, basket in carrozzina, tiro con l'arco, paraclimb, calcio a sette, amputati. Iniziate a guardare, perché ci sono tantissimi sport. Qui ci siamo noi, ma ce ne sono tanti. C'è il curling, un altro sport noiosissimo. C'è... ci sono quei due... sì, quelli... non so, i veri personaggi c'è sono loro. C'è hockey sul ghiaccio. C'è hockey sul ghiaccio in carrozzina, che non è una carrozzina, è uno slittino, sei tutto legato, è bellissimo, è un altro sport molto spettacolare. C'è nuoto, c'è... ci sono tantissime cose che si possono vedere. Stasera mettete lì, provate a guardarne due o tre, io sono sicura che almeno uno che vi piace lo trovate. Lo trovate e magari... andate su internet e guardate quando c'è una partita o un allenamento e andate a vedere una partita, perché meritano.